fissato nel piano un sistema di riferimento cartesiano siano assegnati il punto P di coordinate 2, 4 e la retta R dell'equazione cartesiana 2x meno 3y meno 5 uguale 0. Domanda A. Scrivere l'equazione cartesiana della circonferenza gamma avente centro P e tangente alla retta R. Domanda B. Detto H, il punto di tangenza tra gamma ed R. Trovare l'equazione cartesiana della circonferenza delta, diversa da gamma, avente lo stesso raggio di gamma e tangente in H alla retta R. Infine, domanda C. Scrivere l'equazione cartesiana della circonferenza non degenere, cioè con raggio diverso da zero, centrata in H e tangente sia a gamma che a delta. Altro problema interessante che invito ai ragazzi che frequentano l'università di guardare con attenzione, come invito loro a guardare anche gli altri problemi, tantissimi sulla circonferenza. Ormai siamo quasi arrivati al culmine, alla fine. Dunque la domanda A è molto facile. Ci chiedono la circonferenza gamma avente centro P, quindi P è il centro, 2, 4, e ci dicono tangente alla retta R, che ci danno in forma di equazione cartesiana. Io vi ricordo che facciamo sempre degli schizzi, dei disegnini. Se questa è la circonferenza gamma e questa è la retta tangente e questo è P il centro, ci dicono tra l'altro che, ce lo dicono dopo, H è il punto di tangenza, lo mettiamo adesso, poi ci servirà per la domanda B. Ovviamente la distanza di P, centro della circonferenza gamma, dalla retta R, 3x, 2x, meno 3x, meno 5, uguale 0, deve essere pari al raggio, siamo d'accordo? E quindi in questo caso abbiamo il centro della circonferenza, abbiamo la retta, basta sostanzialmente imporre che la distanza di P da R sia pari al raggio, perché il centro lo conosciamo, la circonferenza gamma è 2, 4, sapendo il raggio, solita formula x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale r al quadrato, avremo l'equazione cartesiana della circonferenza gamma. Domanda A. Formula della distanza punto retta, modulo di, ve lo ricordo, ax con 0 più by con 0 più c fratto radice quadrata di a quadro più b quadro. A in questo caso è 2, b è meno 3, c è meno 5, x con 0 è 2 e y con 0 è 4, quindi 2 per 2 è 4, by con 0 è un meno 3 per 4, quindi meno 12, e più c è un meno 5, tutto diviso la radice quadrata di a quadro più b quadro. Dunque a quadro è un 4, b quadro è un 9, quindi radice di 13. Allora abbiamo un meno 12 meno 5 è un meno 17, 4 meno 17 è un meno 13, il modulo di meno 13 è 13. Vi ricordo che 13 diviso radice di 13 si potrebbe lasciare così, ma vi ricordo che razionalizzando, quindi moltiplicando, viene radice di 13, è proprio radice di 13, quindi questo viene radice di 13. Il raggio, pertanto, della circonferenza gamma, di cui vogliamo l'equazione cartesiana, è radice quadrata di 13, pertanto, pensavo già alla circonferenza che finisce con la z, e quindi possiamo scrivere che x meno 2 al quadrato più y meno 4 al quadrato uguale radice di 13 al quadrato è l'equazione della circonferenza, quindi la scriviamo bene, la possiamo lasciare così, quindi x meno 2 al quadrato più y meno 4 al quadrato uguale a 13, radice di 13 al quadrato, quindi sviluppando i due quadrati otteniamo x quadro più y quadro, vedete che abbiamo un meno 4x, sicuramente meno 8x, abbiamo un 4 più 16 che è un 20, 20 meno 13 è un 7, e in definitiva abbiamo che x quadro più y quadro meno 4x meno 8y più 7 uguale 0 rappresenta l'equazione cartesiana della circonferenza gamma. Ora, disegniamoci un attimo la situazione relativa al punto B, l'abbiamo cancellata, ma noi la disegniamo di nuovo. Questa è gamma, di cui conosciamo centro e raggio. La distanza di P, P è il centro, da questa R, retta tangente a gamma, in H ci dicono, poi però ci parlano, attenzione, di un'altra circonferenza, ci dicono circonferenza delta, questa è delta, questa è gamma, ci dicono che, diciamo bene il testo, H è il punto di tangenza tra gamma e R, l'abbiamo rappresentato, ci chiedono l'equazione cartesiana di un'altra circonferenza delta, che non è gamma, diversa da gamma, quindi sarà questa, immagino,
in questo caso notiamo come R sia l'asse radicale tra le due circonferenze che risultano essere tangenti, in questo caso esternamente, per esempio, ovviamente, avente lo stesso raggio di gamma. Quindi sappiamo che di delta, di cui vogliamo l'equazione cartesiana, il raggio è radice di 3. Radice di 3, radice di 13. Radice di 13, radice di 3, ho scritto, ho detto radice di 3, ho scritto radice di 3, quindi tante queste cose, tanto qualcuno mi dice ha detto quello, ha scritto un'altra cosa, capita, quindi anche radice di 13 è anche il raggio di delta. Allora, se indichiamo con K per esempio il centro di delta, è ovvio che dai dati che ci danno la distanza di K la distanza di K dalla retta R, che è tangente anche, è tangente anche alla circonferenza delta, è pari allo stesso raggio, quindi questo qui è chiaramente sempre R, questo è R, eppure questo è R. Ora però, come facciamo a determinare il centro? Beh, di sicuro abbiamo che la retta che passa per il centro P, no? Che è questa qua, che poi è la retta contenente il segmento PH, è, sappiamo, per definizione ortogonale alla retta R, no? Ma se su stesso dicasi per questa, la retta che passa per il centro K di delta per quel contenente il segmento KH, sostanzialmente è anche ortogonale alla retta R. Possiamo costruirci, per esempio, in forma parametrica l'equazione cartesiana di questa retta N, retta che sicuramente la retta N è la stessa, quindi passa, la retta N passa sicuramente per P, tutta questa retta qua sarà, è tutta questa è N, passa per P ed è ortogonale a R. Possiamo scriverci le questioni parametriche di N. Oh, attenzione che non è l'M, ma A e B di R sono 2 meno 3, quindi X uguale X con 0, quindi ascissa di P, più 2T, e Y uguale ordinata di P, 4 meno 3T, sono senza dubbio le questioni parametriche di questa retta N, ortogonale ad R, e passante per P, che peraltro è anche il centro della circonferenza gamma di cui abbiamo determinato l'equazione cartesiana. Su questo non ci sono dubbi. Fatto questo adesso, no? Cosa succede? Succede che se questa N, no? Va bene? Questa N, questione parametrica della retta N, ripeto, retta passante per P, ortogonale ad R. Ma se adesso applichiamo il metodo del punto mobile, possiamo dire che il centro K della circonferenza delta avrà coordinate 2 più 2t, punto e virgola, o virgola, uguale 4 meno 3t. Va bene? Su questo non ci piove. Ma, allora, possiamo imporre che la distanza del centro di delta di K dalla retta R è uguale a che cosa? Beh, deve essere uguale anch'essa a radice di 13. Stesso raggio di gamma, perché ci dicono che delta ha lo stesso raggio di gamma. E quindi, nuovamente, formula della distanza punto retta, il problema che abbiamo visto anche in precedente, abbiamo già visto un altro, a x con 0. Allora, x con 0 è 2 più 2t, a è a sempre di r, 2 per 2 più 2t, più b y con 0, b è sempre meno 3, y con 0 è 4 meno 3t, più c, meno 5, diviso sempre radice di 13, perché è sempre uguale, tutto questo lo eguagliamo a radice di 13, ovviamente. Mi sembra che su questo non ci piova, va bene? A questo punto risolviamo. Ci siamo? Abbiamo che? Modulo di... Abbiamo 2 per 2 è 4. 2 per 2t più 4t. Meno 12. Meno 3 per meno t è 9t. Meno 5, siamo scatenati, va bene? 9t più 4t è, abbiamo un modulo di, allora, solamente 13t, guardate un po', meno 12, meno 5, meno 17, 4, meno 17 è nuovamente un meno 13. Allora, se moltiplichiamo entrambi i membri per 13, per radice di 13, chiedo scusa, otteniamo che... 13 di 13, 13 di 13 e 13. Due condizioni. Allora, intanto qui, fatemi raccogliere la foto comune, è un 13, perché possiamo scrivere come questo 13 che moltiplica il modulo di t meno 1, no? Modulo di 13 è sempre 13. Dividiamo entrambi i membri per 13, quindi eliminiamo.
otteniamo la seguente disequazione, la seguente, scusa, equazione con valore assoluto, che è t meno 1 in modulo uguale 1. T meno 1 in modulo uguale 1, che vuol dire t meno 1 uguale più o meno 1. T meno 1 uguale più o meno 1, che vuol dire t uguale 0, che però francamente scartiamo, perché se mettiamo t uguale 0 otteniamo le coordinate di p, che non possono essere le coordinate di k, perché avremo lo stesso centro. Ecco perché ci dicono diversa da delta diversa da k. Un caso è 2, 4, stesso centro, stesso raggio e nuovamente gamma. L'altra è delta, che ha stesso raggio, legge di 13, ma centro 2, t uguale 2, t uguale 2, quindi centro pari a 6, 2 per 2, 4, più 2, 6, quindi k coordinate 6 la scissa e 4 meno 6, 6 meno 2 se non erro, 6 meno 2, sì, questo è il centro k, 6 meno 2, 6 meno 2, sappiamo il raggio, legge di 13 sarà l'equazione, scriviamo qui, sarà x meno 6 al quadrato più y più 2 al quadrato sempre uguale 13, uguale radice di 13 al quadrato. Questa è la seconda domanda, la domanda B. Avete capito? Molto facile, facendoci un disegnino è venuto fuori un gioco da ragazzi. Non solo, ma sviluppiamo i quadrati, abbiamo sempre che l'equazione cartesiana di delta stavolta sarà x quadro più y quadro, da un meno 12x più 4y, 36 più 4 è un 40, 40 meno 13 fa un 27, più 27 uguale a 0. Eccola qua l'equazione cartesiana di delta. Domanda C, che è l'ultima, andiamola a cercare. Ci dicono, vogliono l'equazione cartesiana di un'altra circonferenza, vediamo, non ce la chiamano stavolta, come la dobbiamo chiamare? La dobbiamo chiamare delta, gamma, la dobbiamo chiamare eta, eccola, per esempio. Attenzione che ci dicono non degenere, quindi non di raggio nullo, con raggio diverso da zero, non degenere. C'è, avente centro H, dunque H non lo conosciamo però, attenzione cari ragazzi, avente centro H, è tangente sia a gamma che a delta. È interessante questo, no? Allora, H come facciamo a determinarlo? H è l'intersezione della retta R con la retta N, che io ho pensato bene di cancellare. N era x uguale 2 più 2t, mi sembra, alla memoria, y uguale 4 meno 3t. Basta intersecare n con r, n è l'ortogonale ad r, passate per h, quindi h lo troveremo così. Beh, in questo caso non c'è bisogno, basta prendere l'x che è 2 più 2t e buttarlo dentro la x della cartesiana, quindi avremo che 2, che moltiplica 2 più 2t, meno 3y, quindi meno 3 che moltiplica la y di n, quindi 4 meno 3t. Stiamo intersecando le due rette, ragazzi, non c'è bisogno di fare sistema classico, basta fare così, meno 5 uguale 0, risolvendo otteniamo un 2 per 2 è 4, nuovamente, più 4t, meno 12 più 9t, meno 5 uguale 0. Trovati i valori di t, basta metterli lì e avremo le coordinate x e y di h, che è il centro di questa circonferenza che ho chiamato eta. 4t più 9t è per l'ennesima volta un 13t. Nuovamente abbiamo che 4 meno 12 meno, 6, meno 5 è un 4 meno 17 che è un meno 13. 13t uguale 13. T uguale 13 tredicesimi si ottiene banalmente che t risulta essere pari a 1. Ma se t è pari a 1 mettendolo qui otteniamo 1, 2 più 2 è 4, ascissa di h. 4, 1, 3, 1, 4, 1 risultano essere le coordinate di H centro di questa nuova circonferenza eta. Ricordiamo che le circonferenze possono essere tangenti esternamente o tangenti internamente. Il testo qui non ci parla di, parlano di circonferenza, io ho chiamata eta, centrata in H, e tangente sia a gamma che a eta. Le circonferenze tra di loro possono essere tangenti esternamente o tangenti internamente. Dunque vi ricordo che, no? Perché ci dice così il testo, distanza dei centri, tangenti esternamente se la distanza dei rispettivi centri è uguale alla somma dei rispettivi raggi, tangente internamente se la distanza tra i rispettivi centri è pari alla differenza fra i rispettivi raggi. Adesso io ho scritto in simboli, ma allora attenzione, H
no? Il punto H, che poi è il centro della circonferenza, allora dista la radice di 13 sia da gamma che dista la radice di 13 da gamma, ma dista la radice di 13 anche da delta, no? Siamo d'accordo? Quindi, attenzione, le situazioni sono due. Se indichiamo con R, se indichiamo con R maiuscolo, il raggio della circonferenza eta, di cui il centro è H, no? Siamo d'accordo? Deve risultare che se le circonferenze fossero tangenti esternamente, per esempio, no? Due possibilità sono o tangenti esternamente o tangenti internamente. Una possibilità, qui ci mettiamo un modulo, no? Una possibilità è che R più radice di 13 sia pari proprio a radice di 13. L'altra possibilità è che R meno radice di 13 in modulo sia pari alla radice di 13. Questa è o il caso di circonferenze tangenti esternamente o circonferenze tangenti internamente. Questo non ci piove. Dove avere l'incognita è R. Ma se risolviamo, guardate, in un caso ci viene R uguale 0, che il testo ci dice esplicitamente di scartare, perché raggio 1 vuol dire circonferenza del genere, e non è questo il caso. Nel secondo caso, risolvendo l'equazione con valore assoluto, viene che R meno radice di 13 è uguale appunto a più o meno radice di 13. Ma se scriviamo R meno radice di 13 uguale più o meno radice di 13, è chiaro che nel caso del meno, R meno radice di 13 uguale meno radice di 13, viene R uguale 0 e di nuovo lo scartiamo. Nell'altro caso viene che R uguale a due volte radice di 13, che è il valore che prenderemo noi. Ci siamo capiti? Siamo d'accordo? In pratica qui dovevamo solamente intersecare la retta N ortogonale ad R per avere il punto di intersezione loro H, che poi era il centro della circonferenza eta di cui volevamo l'equazione, e poi fare questo discorso di o tangente o circonferenza tangente esternamente o tangente internamente. Quindi o distanza fra i centri uguale alla somma dei rispettivi raggi, oppure distanza fra i centri uguale alla somma fra uguale alla differenza del modulo fra i rispettivi raggi. Ovviamente in questo caso il caso è il caso in cui ci venga la radice di 13 più la radice di 13, due volte la radice di 13. Quindi H 4,1 centro, R maiuscolo è due volte la radice di 13. Ecco che allora possiamo scrivere l'equazione cartesiana di eta, che sarà x meno 4 elevato al quadrato più y meno 1 elevato al quadrato uguale a 2 al quadrato per la radice di 13 elevato, un 4 per 13, ovvero un 52, se non erro, no? Non erro. E quindi in forma cartesiana di nuovo eta avrà l'equazione x quadro più y quadro, sviluppo meno 8x meno 2y, allora viene un 16 più 1 fa 17, 17 meno 52 è un 35 col meno davanti, quindi meno 35. Quindi in definitiva l'equazione cartesiana di eta, circonferenza in questo caso non del genere, quindi avente raggio non nullo, è x quadro più y quadro meno 8x meno 2y meno 35 uguale 0.